Adesso proviamo a fare la partenza verso il fondo, ok? Verso il fondo vuol dire che invece di andare al centro andiamo verso il lato, ok? A seconda di dove siete bisogna usare la mano giusta. Chi è sul lato destro dovrebbe partire di destro, chi si trova sul lato sinistro dovrebbe provare a usare la mano sinistra, ok? E questo è l'obiettivo principale, lavorare sull'uso della mano corretta, ok? E adesso concludiamo tutti facendo arresto e tiro. Ok? Quindi lascio cadere la palla, la prendo gambe cariche, guardo il canestro, parto sul lato, palleggio con la mano corretta, arrivo nell'area, arresto e tiro canestro. Eurocamp 2008, Marco Calamai, Rimini, la tua Bologna naturalmente, Pesaro e Reggio Emilia insieme, che cosa rappresenta questo progetto? Dai, una conferma di un'esperienza molto bella, dove l'integrazione non c'è soltanto tra ragazzi con difficoltà e ragazzi non dotati, ma anche tra squadre che seguono comunque metodologie molto simili e che hanno il piacere, almeno una volta l'anno, di incontrarsi in questa cornice stupenda dell'Eurocamp di Cesenatico, sul mare, campi molto belli, stare insieme a mangiare, a passeggiare, a giocare a frisbee, a uscire la sera, a ballare insieme come ieri. Un momento, diciamo, di integrazione e di accoglienza reciproca, un passo avanti in un progetto che ormai è diventato grande, che ha tanti centri collegati in Italia. Sicuramente questi che sono presenti qua sono i più vicini, i più attivi, ma credo che arriveranno presto anche Milano, Pavia, Firenze, Cattolica, San Giovanni Marignano, gli altri che sono partiti. Hai dovuto seminare pazientemente per più di 10 anni e adesso un po' comunque cominci a raccogliere dei frutti. Sì, una grande raccolta. Voi ci avete creduto, adesso ci crede molto di più anche il CIP, le federazioni. La federazione pallacanestro ci ha creduto, la Lega Basket ci ha aiutato, adesso il CIP veramente ci sta guardando con grande attenzione e siamo un pochino un movimento di riferimento. Sicuramente anche il libro che ho scritto, Uno sguardo verso l'alto, ha dato un'indicazione, una strada da poter seguire per poter poi anche essere superata, evidentemente, però siamo diventati un punto di riferimento e questo ci dà molto orgoglio e anche un peso e una responsabilità. Però insomma, sapere che ci sono 70 ragazzi che giocano a Bologna, 70 a Rimini, 10 a Pesaro, 25 o 30 a Pavia, 20 a Milano, insomma è una cosa molto bella e una strada, diciamo, è stata aperta. Si può giocare insieme con disabilità diverse, si può giocare insieme con disabilità e con ragazzi non dotati e si può sfidare anche quelle che sono ritenute delle leggi invalicabili dello sport. Hai parlato di CIP e hai parlato di federazione. A questo proposito, quali sono i progetti per il futuro? Beh, il CIP ci sta guardando con grande attenzione per poter misurare i propri regolamenti anche su certe scelte tecniche che noi abbiamo fatto. Abbiamo l'interesse anche della squadra nazionale nei nostri confronti, alcuni giocatori di Bologna sarebbero stati già selezionati. C'è un confronto col vicepresidente nazionale e presidente del Dipartimento 9 Borzacchini per un mio coinvolgimento e chiaramente, oltre al mio coinvolgimento, anche il coinvolgimento del nostro gruppo di lavoro nei programmi di questo CIP, che come noi auspichiamo da anni, e qui sentiamo i ragazzi che sono molto contenti di questo Eurocamp, come noi auspichiamo da anni, il CIP diventerà un punto di riferimento per lo sport, diciamo, dei ragazzi disabili, che però piano piano si avvicineranno alle varie federazioni di riferimento. Questo è l'altro aspetto importante, io penso che il passo successivo, che già si percepisce, sia proprio quello di far sì che ogni giocatore che gioca a pallavolo, a pallacanestro, a calcio abbia il CIP come punto di riferimento, come indicazione, ma che appartenga alla federazione dove si gioca normalmente. Questo significa essere accolti, significa fare integrazione, significa appartenere a società come i Krebs, come la Fortitudo, come la squadra da Scavo Spar di Pesaro, che già fanno pallacanestro in Serie A o nelle serie maggiori e intanto hanno anche un angolo e un'attenzione per quelli meno fortunati. Mi sembra che questa sia la strada. Il CIP mi pare che col presidente Pancalli l'abbia recepita molto bene. Prima hai citato il tuo libro, che è nato un po' come magari un tuo bisogno di testimoniare il percorso che hai fatto in questi anni.
che di fatto però è diventato anche un successo editoriale. Secondo te perché? Innanzitutto perché mia moglie Angela mi ha martellato perché dessi testimonianza di tanti esercizi, di tanti percorsi fatti. È stato un successo, è andato esaurito in prima stesura, in prima edizione, perché credo che sia un testo che abbraccia tante tematiche che riguardano la disabilità sportiva, ma anche la pallacanestro normale e, dico di più, lo stare insieme. C'è un video che, diciamo, chiarisce anche bene tante tematiche nel libro vengono trattate. C'è l'esigenza di confrontarsi con un testo molto moderno che non è un decalogo, ma che è un invito a superare quelle che sono certe barriere e anche un invito a superare il metodo stesso che guida il libro, perché il mio metodo è un metodo ormai consolidato, ma io spero che questo venga, sia proprio di stimolo agli altri per integrarlo, per superarlo con altre metodiche, per far sì che questi ragazzi possano mostrare tutte le qualità nascoste magari, ma profonde, che possiedono. Quindi penso che il libro sia stato un successo anche per questo, e piano piano vedo che si allarga a macchia d'olio, spesso è usato anche come regalo, come cadeau per qualche amico sensibile. Soprattutto vorrei che fosse letto dagli allenatori tradizionali, che possono scoprire un altro modo per allenare una squadra. Grazie Marco, buon lavoro. Grazie a voi che me l'avete permesso e arricchito in questo modo, e speriamo che questo messaggio dell'Aerocamp sia un messaggio, come sempre, positivo.